C'era una volta una bambina che giocava felice per strada da sola. All'improvviso, si rese conto di non trovare nessuno nei paraggi. Chiamando la mamma e il papà, non ricevette risposta. Poi la terra tremò sotto di lei e una forte esplosione risuonò da lontano. Nel frattempo, in un'altra parte della storia, c'erano dei concorrenti che si preparavano per uno speciale show televisivo. Tra loro c'era John, un coraggioso esploratore che credeva che gli esseri umani potessero adattarsi a qualsiasi cosa. Sara, un'infermiera, era sicura di vincere. Emma, terapista, si sentiva preparata. Scott, un oratore, credeva nel potere dei pensieri positivi. Christoph, ingegnere, aveva fiducia nella tecnologia. Carol, esperta di piante, credeva nell'aiuto della terra. Davanti al gruppo di 8 concorrenti, Emilia, la conduttrice del programma, spiegò le regole. La gara consisteva nel sopravvivere su un'isola remota. L'ultima persona che si sarebbe arresa sarebbe stata la vincitrice. I concorrenti potevano andarsene usando una radio o raggiungendo un punto di estrazione. Sarebbero stati lasciati in diversi punti dell'isola e i giochi sarebbero presto iniziati. Sara si sforza di accendere un fuoco e confessa alla telecamera quanto sia difficile rispetto a ciò che viene mostrato in TV. Christoph, munito di asce, si avventura nella foresta vicino a un lago, mentre John condivide la sua soddisfazione per aver trovato un punto di riposo sicuro lontano dai pericoli. Nel frattempo, una misteriosa astronave si libra sopra la Terra e rilascia un lander che si schianta al suolo, rivelando due figure umane accanto a un'insolita macchina. Tornato sull'isola, Liam osserva il paesaggio dalla cima di una collina con arco e frecce. Christoph raccoglie rami per uno scopo sconosciuto ed Emma si meraviglia del verde lussureggiante che la circonda. Karen, invece, si sente sopraffatta dalla fitta foresta e condivide i suoi sentimenti con la telecamera. D'altro canto, uno degli alieni esplora una desolata landa desolata, inquietantemente priva di vita. Christoph parla con orgoglio della scelta di un'ascia come oggetto di sopravvivenza, mentre Scott ammira il paesaggio mozzafiato e grida con entusiasmo in lontananza. In mezzo a tutto questo, Paul assume un'espressione contemplativa prima di gettare bruscamente la radio nell'oceano. Liam attraversa la foresta come se fosse all'inseguimento di qualcosa e i suoi movimenti assomigliano a quelli di un cacciatore. Nel frattempo, Carol passeggia e scopre alcuni fiori, ma quando se ne va, questi sfarfallano in modo strano, quasi come un'anomalia in una simulazione. D'altra parte, l'alieno osserva un paesaggio urbano desolato, privo di segni di vita, che fa pensare a una guerra o a una catastrofe passata. Al calar della notte, Emma utilizza un telo di plastica che ha portato con sé come oggetto di sopravvivenza per dormire. La mattina seguente, Scott medita sulla spiaggia, esprimendo gratitudine per le meraviglie della natura prima di fare una nuotata rinfrescante. In un sorprendente colpo di scena, Paul rompe la sua macchina fotografica contro una roccia e poi si allontana, per poi sparire, proprio come i fiori che si sono guastati. Sara, svegliatasi intontita, mostra con orgoglio alla telecamera il suo fuoco e la sua zona notte di fortuna. Poi condivide la sua cena a base di stufato di lumache prima che si verifichi un tragico incidente. Mentre attraversa le rocce, Sara scivola e cade, riportando gravi ferite. Nonostante le sue conoscenze mediche, si rende conto di avere una gamba rotta e tenta di usare la radio per abbandonare la gara, ma improvvisamente si blocca e rimane immobile. Il viaggio di Sara si conclude tragicamente quando soccombe alle sue ferite. Scott, concentrato a costruire una rete per catturare i pesci, nota che Liam si sta avvicinando. Nonostante il tentativo di Scott di salutarlo, Liam brandisce una freccia, segnalando intenzioni ostili. Scott fugge nella foresta mentre Liam lo insegue, evitando per poco di essere colpito. Trovato un nascondiglio, Scott rimane nascosto mentre Liam passa, ignaro della sua presenza. Nel frattempo, Christoph informa alla telecamera di aver costruito con successo una zattera per la pesca. Carol, anch'essa ripresa, incontra Paul, che ha acceso un fuoco per cucinare. All'improvviso, Paul prende da parte Carol, avvertendola di una minaccia imminente e invitandola a nascondersi. Preoccupata, Carol si accerta del benessere di Scott, ma l'attenzione di Paul è rivolta all'inseguimento di Liam. Dopo che Scott li rassicura che Liam si è perso, Paul insiste perché partano immediatamente per motivi di sicurezza, nascondendo la vera causa della sua urgenza. Emma, spinta dalla fame, si avvicina con foga a un altro concorrente, solo per scoprire il corpo senza vita di Sara e la sua telecamera abbandonata. Terrorizzata, Emma fugge e cerca rifugio sotto un albero al calar della notte. Nel frattempo, Carol interroga Scott sui motivi che hanno spinto Liam a inseguirlo, ma Scott respinge i suoi sospetti, ritenendo che un omicidio non sarebbe avvenuto in diretta TV. I due condividono una risata ricordando il loro passato, ma la notte di Carol prende una strana piega quando si sveglia in una surreale stanza bianca, per poi rendersi conto che si trattava di un sogno, dato che si trova ancora nel bosco. La loro tranquillità viene infranta dal pressante avvertimento di Paul di scappare. Confusi, chiedono spiegazioni, finché una freccia non li manca per poco, spingendoli a fuggire nel bosco. Liam, armato di arco e frecce, li insegue senza sosta. Inciampano in una collina, ma riescono a fuggire e incontrano Christoph. Alla ricerca di risposte, chiedono spiegazioni a Paul, che rivela la pericolosità di Liam. Esortandoli a cercare un terreno più alto, Paul guida il gruppo su per la collina,
con la paura e la confusione che aumentano a ogni passo. Mentre si avventurano nella foresta, scoprono Emma seduta a terra, che piange inconsolabilmente con lo zaino di qualcun altro accanto a lei. Confusi, chiedono informazioni sullo zaino, ma Emma è perplessa quanto loro. Carol la tranquillizza mentre Scott esamina le riprese di Sara sulla telecamera. Christoph tenta di usare la radio per chiedere aiuto, ma Emma lo ferma, temendo ripercussioni. Scott conferma i suoi timori mostrando loro il filmato di Sara che si blocca dopo aver premuto il pulsante della radio. Nel frattempo, John scopre dell'acqua di sorgente e intende farla bollire con la sua borraccia. A sua insaputa, Liam si aggira tra gli alberi. Carol si sveglia e trova il gruppo addormentato in fila. Mentre vaga per la foresta, si siede accanto a delle belle foglie e parla alle piante. Improvvisamente appare Liam, ma questa volta sembra stranamente calmo. Si presenta come l'epuratore ed esprime il desiderio di verità, affermando di non avere intenzione di fare del male a Carol o a chiunque altro. Liam sta semplicemente segnalando gli altri, ritenendo che avrebbero potuto aiutarli invece di ricorrere alla violenza. Tuttavia, mantiene il riserbo sulla loro identità. Nonostante Liam si liberi, il gruppo unisce le forze per sottometterlo. Nella lotta, Carol perde i sensi. Quando Carol riprende conoscenza, si ritrova in una stanza buia con in mano una sfera. Avventurandosi all'esterno, scopre una misteriosa camera piena di scansioni e alla fine si imbatte in una registrazione del capitano di una nave che parla di cancellazione della memoria e del rovinoso impatto dell'umanità sul mondo. Nel frattempo, il gruppo trasporta Carol su una barella lungo un sentiero. Confusa e disorientata, Carol si unisce a loro finché non si imbattono in John, impalato su un paletto di legno. Nonostante la triste scoperta, continuano il loro viaggio sotto la pioggia. Paul si avventura alla ricerca di cibo e Carol lo accompagna. Liam riprende conoscenza in un fosso. Si sente ferito ma riesce ad uscirne. Carol affronta Paul, chiedendo risposte sulla vera natura della loro situazione. Nonostante la sua iniziale riluttanza, Paul è sorpreso quando Carol parla dei suoi sogni, indicando che ricorda la verità. A malincuore, Paul rivela la sconvolgente verità. Fanno parte di un processo di selezione da parte degli alieni. La Terra ha ceduto alle guerre nucleari e loro sono tra i pochi prescelti per salvare l'umanità. Altrove, Paul, un tempo radioastronomo, aveva rilevato per primo il segnale alieno. Rivela che l'isola che percepiscono non è reale, ma una proiezione nelle loro menti mentre i loro corpi rimangono a bordo della nave aliena. Carol si risveglia nuovamente sulla nave, questa volta accompagnata dall'essere alieno. La donna si interroga sulla sua identità, ma l'essere si limita a identificarsi come un collezionista e a confiscare la sua sfera. Improvvisamente, Carol si ritrova trasportata in una stanza bianca, dove l'essere rivela gli eventi che hanno portato alla scomparsa della Terra. Quando Carol si risveglia, si ritrova con i suoi amici accanto a un fuoco. Chiede di Paul, che ha raccontato loro qualcosa di strano, ma loro non gli credono. Paul spiega che gli alieni possono percepire cose particolari e gli umani possono accedervi. Paul e Liam hanno capito come ingannare queste cose speciali, ma Paul non sa ancora perché Carol possa spostarsi da un posto all'altro in questo modo. Al mattino, Christoph urla per metterli in guardia da Liam. Improvvisamente, Liam li attacca con un bastone appuntito e li insegue nella foresta. Carol, in preda al panico, cerca Paul, che la afferra e li nasconde tra i cespugli. Le dice di andare in cima alla montagna per trovare aiuto. Le dice anche che ha promesso di tenerla al sicuro e le rivela che in realtà è suo marito. Più tardi, si ritrovano in un campo aperto, ma Liam attacca Christoph, facendo scappare gli altri per la paura. Paul accorre e colpisce Liam con una freccia, ma Liam la rimuove, furioso per aver perso il fratello a causa degli alieni. Paul ritiene che per gli umani sia troppo tardi per salvare la Terra, il che porta a un acceso confronto tra i due. Il resto del gruppo fugge per raggiungere il punto di estrazione, mentre Liam e Paul litigano. Alla fine, Liam esce vittorioso e minaccia di piazzare una bomba sulla nave prima di uccidere Paul. Emma inciampa e cade, ma insiste nel volersi nascondere piuttosto che farsi trasportare. Trovata Emma, Liam la interroga sugli altri. Intuendo un'opportunità, Emma conduce Liam in una trappola, permettendo a Scott di disarmarlo. Liam prende in ostaggio Emma, chiedendole di usare la radio per sacrificarsi. Scott, rimasto con Liam, assiste al sacrificio di Emma e inizia a credere alla storia di Paul. Liam rivela che il punto di estrazione è una bugia inventata da Paul per salvare sua moglie Carol. Nel frattempo, Carol corre verso il punto di estrazione. Liam confessa l'avidità umana che ha portato alla distruzione della Terra, esprimendo il desiderio di morire alle sue condizioni. Implora Scott di porre fine alla sua vita e Scott acconsente con riluttanza, pugnalando Liam con un paletto di legno e poi usando la radio su se stesso. Quando Carol raggiunge la cima della collina, una sfera appare davanti a lei. La tocca e viene trasportata sulla nave, dove un alieno la guida per unirsi ad altri individui selezionati. Insieme, assistono al decollo dell'astronave, che li trasporta verso un nuovo inizio e con questo il film si chiude. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.